In questo video continueremo a parlare dei lavori del professor Renato Carciopoli, sempre preso da Renato Carciopoli Opere dell'Unione Matematica Italiana in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche, edito dalla Cremonese 1963. Il secondo volume di questa edizione delle opere matematiche di Carciopoli ha inizio col primo lavoro da lui pubblicato, un riassunto della sua tesi di laurea, che svolge con novità di metodo una teoria dei sistemi pfaffiani dell'ordine di idee di Cartan e di Goursat, argomento sul quale nelle sue ricerche successive Carciopoli non è poi più tornato. Numerosi e fondamentali altri suoi lavori troviamo tuttavia sulle equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali. Ricordiamo per cominciare la nota 31, nella quale, provato con un esempio precedente di soli pochi giorni, uno analogo di Perron, che, contrariamente a una presunzione di Fatou, non basta supporre sempre compresa fra due costanti positive una funzione φ di x definita su tutto l'asse reale, affinché riescano limitati gli integrali dell'equazione y seconda più phi di x y uguale 0, viene poi dimostrato che a ciò è sufficiente aggiungere l'altra ipotesi, che la phi di x sia variazione limitata sull'asse x. Questo criterio ormai classico è stato il punto di partenza di una serie di lavori di Ascoli, Wieman, Wintner, Cesari. Alle equazioni differenziali ordinarie si riferiscono anche i lavori 64 e 65 in collaborazione con Ghizzetti e 66, compiuti tutti e tre per conto dell'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo, diretto da Mauro Picone. Essi sono stati utilizzati presso questo istituto per lo studio numerico di particolari questioni poste dalla tecnica, oscillazioni dell'acqua in un impianto idraulico dotato di due pozzi piezometrici, condizioni di equilibrio di una lamina rinforzata da montante. La memoria 64 studia il comportamento degli integrali dell'equazione non lineare y seconda più y più phi di y primo uguale f di x, con f di x continua e periodica di periodo W. Mediante considerazioni di carattere topologico, viene provata l'esistenza di una soluzione periodica di periodo W, cui tutte le altre sono asintotiche. E questo è uno dei primi risultati in quel campo che, sotto il nome di meccanica non lineare, è stato poi oggetto di numerosissime ricerche. Nel lavoro 65, i risultati e i metodi del 64 sono poi estesi al caso di un'ampia classe di sistemi di equazioni differenziali non lineari. Ma nel campo delle equazioni differenziali, le ricerche più notevoli di Carciopoli sono senza dubbio quelle che si valgono dei metodi dell'analisi funzionale. Questi furono infatti da lui applicati a vaste classi di equazioni funzionali in un gruppo di lavori che costituiscono uno degli aspetti più rilevanti della sua opera, sia per il cospicuo apporto all'impostazione di vari procedimenti generali per lo studio delle questioni esistenziali, sia per l'importanza dei risultati acquisiti nella trattazione di problemi particolari. I primi lavori in quest'ordine di idee sono le note 33 e 35, rispettivamente del maggio del 30 e dell'aprile del 31, in cui da un lato viene data l'estensione ad alcuni spazi funzionali del teorema del punto unito di Brouwer, dall'altro si mostrano con vari esempi le possibilità di applicazione di questo risultato alla dimostrazione dei teoremi di esistenza delle soluzioni di alcuni problemi ai limiti relative alle equazioni differenziali ordinarie o alle derivate parziali. Nel redigere la prima di queste due note a Carciopoli era evidentemente sfuggito che nello stesso ordine di idee era stato preceduto da Birkhoff e Kellogg e da Schauder, i cui lavori apparsi pochi anni prima sono citati soltanto nella nota 35 per una restituzione di priorità. Frattanto, una seconda memoria di Schauder stabiliva in tutta la sua generalità l'estensione del teorema di Brouwer ad un qualsiasi spazio di Banach. Questi lavori di Carciopoli hanno avuto una notevole influenza nel richiamare l'attenzione degli analisti italiani
sulle possibilità offerte dal teorema di Brouwer per lo studio dei problemi al contorno. E a questo proposito basterà ricordare i lavori di Scorza-Dragoni, Zwirner, Magenes ed altri. Ma come è noto, il teorema di Brouwer può fornire soltanto dei teoremi di esistenza e non dei teoremi di unicità. Esso inoltre è applicabile solo in circostanze particolari, che escludono per esempio la considerazione di equazioni lineari. Queste osservazioni indussero Cacioppoli alla ricerca di altri procedimenti. Aventi un più ampio campo di applicazione, frutto di tale ricerca fu la formulazione, a fatto generale, di un principio di inversione delle corrispondenze funzionali. Con questo principio Cacioppoli, riprendendo alcune precedenti ricerche di Levi, estende agli spazi funzionali un teorema della teoria delle funzioni implicite dovuto ad Hadamard. In sostanza, il principio afferma che una trasformazione φ' uguale t di φ tra due spazi di Banach, sigma maiuscolo e sigma maiuscolo prima, è univocamente invertibile se essa è localmente invertibile nell'intorno di ogni coppia di punti corrispondenti e se inoltre trasforma in successioni convergenti soltanto successioni compatte. Nei due lavori 38 e 42 e nella conferenza riassuntiva 43, Cacioppoli espresse ampiamente i fondamenti di questo principio, illustrandolo con varie applicazioni tratte dalla teoria delle equazioni integrali e da quella dei problemi al contorno per le equazioni differenziali. Con tali esempi viene messo bene in luce che lo studio dell'invertibilità locale si riconduce, secondo un punto di vista di Volterra, ampiamente sviluppato da Hildebrandt e Graves, allo studio del problema alle variazioni del problema dato, mentre la verifica dell'altra condizione si consegue attraverso opportune maggiorazioni a priori delle soluzioni. Gli esempi indicati hanno però grande interesse anche di per sé. Basterà ricordare che uno di essi consiste nel ritrovare con estrema semplicità alcuni risultati di Hammerstein sulle equazioni integrali non lineari e che in un altro si riesce a inquadrare da questo punto di vista le classiche ricerche di Bernstein sul problema di Dirichlet per le equazioni ellittiche non lineari del secondo ordine. E non v'è dubbio che fin da questi primi lavori Cacioppoli ebbe ben chiara la visione delle estese possibilità offerte da questo metodo per un ulteriore studio delle equazioni ellittiche e della direzione in cui conveniva muoversi per raggiungere questo scopo. Il programma di lavoro che egli aveva in mente viene sviluppato fra il 33 e il 35, nei lavori dedicati a stabilire per le soluzioni delle equazioni ellittiche tutta una serie di maggiorazioni a priori necessarie per poter trarre il maggior vantaggio dall'applicazione del metodo generale più sopra illustrato. Una tale indagine era stata oggetto di profonde ricerche da parte di Bernstein, ma limitatamente al caso di due variabili e in ipotesi di analiticità dei dati. Le ricerche di Cacioppoli tendono a ottenere risultati quanto più generali possibile, facendo la massima economia di ipotesi e con procedimenti assai più semplici del complesso algoritmo delle serie normali utilizzato da Bernstein. Dei lavori citati, il 44 è dedicato ad estendere, sia pure parzialmente, i risultati di Bernstein alle equazioni non lineari in n variabili. E il teorema di Cacioppoli è tuttora il più generale che si conosca per n maggiore di 2. Esso si basa su di un lemma relativo alle equazioni lineari, la cui dimostrazione è tra gli scopi della successiva nota 49. In questa vengono stabilite varie formule di maggiorazione per i coefficienti di Hölder delle derivate seconde delle soluzioni di un'equazione lineare, sulle quali è possibile fondare una dimostrazione del teorema di esistenza per il problema di Dirichlet relativo alle equazioni lineari col minimo di ipotesi di regolarità sui coefficienti. Nel lavoro 55, infine, Cacioppoli prende in esame il caso di due variabili, allo scopo di ritrovare nelle condizioni più generali i risultati di Bernstein relativi alle equazioni lineari. Tra i risultati più importanti di questo lavoro è un notevole contributo alla questione posta da Hilbert sull'analiticità delle soluzioni delle equazioni ellittiche analitiche. Cacioppoli è stato infatti il primo a dimostrare il carattere analitico delle soluzioni dotate di derivate seconde continue, risultato che nel 1953 è stato poi ritrovato da Nirenberg ed esteso da Morley al caso di più di due variabili. Sulla base di questo teorema, Cacioppoli riesce inoltre a dimostrare nel lavoro 59
Il carattere analitico delle estremali lipschitziane degli integrali regolari del tipo integrale doppio f grande pq dx dy. Risultato questo che è stato poi generalizzato in vari modi da Cimino, Stampacchia, De Giorgi ed altri. Un utile raffronto tra questo gruppo di lavori pubblicati da Cacioppoli tra il 39 e il 30, tra il 30 e il 37 e i lavori di Schauder e di Levi e i lavori di Schauder e di Leray, che nello stesso periodo di tempo hanno stabilito vari risultati affini, si trova nella monografia di Miranda, nella quale tutta la materia è stata sistematicamente rielaborata. Fondamentale nel lavoro 55 era un lemma di crescenza per l'integrale di Dirichlet di una funzione, di cui successivamente Leray si è valso per estendere notevolmente i risultati di Bernstein, Schauder e Cacioppoli. Di questo lemma lo stesso Cacioppoli fece largo uso molti anni dopo nella memoria 71, dedicata allo studio della maggiorazione integrale delle soluzioni delle equazioni ellittiche. Notevole in questo lavoro, che è stato uno dei primi su di un argomento oggi di grande attualità, il fatto che si perviene alla maggiorazione in L al quadrato delle derivate seconde delle soluzioni, senza valersi del classico teorema di Liechtenstein-Friedrichs sulle derivate seconde del potenziale newtoniano. Ritornando per un momento alla considerazione dei lavori 44 e 49, è da rilevare che essi, basandosi entrambi sul principio di inversione delle corrispondenze funzionali, prendono in esame soltanto casi in cui per il problema di Dirichlet sussiste il teorema di unicità. Invece Schauder e Leray, basandosi sulla nozione da essi introdotta di grado topologico di una trasformazione funzionale, potevano considerare anche casi in cui il teorema di esistenza per il problema di Dirichlet non si accompagnava a un teorema di unicità. Fu ciò probabilmente che indusse Cacioppoli a riprendere lo studio dell'inversione delle corrispondenze funzionali allo scopo di estendere il principio da lui stabilito al caso in cui la trasformazione inversa presenta dei punti di diramazione. Ciò egli fece nel lavoro 58 prendendo in considerazione anche corrispondenze fra spazi topologici non lineari. Non vi è dubbio che con questo lavoro Cacioppoli forgiò uno strumento di ricerca non meno importante di quello di cui si sono valsi Schauder e Leray, ed anzi suscettibile di più vaste applicazioni, perché valido anche per lo studio di corrispondenze fra spazi non sovrapposti. La redazione del lavoro 58 appare però eccessivamente stringata, e sarebbe perciò desiderabile che la questione fosse oggetto di nuovi studi, al fine di darne un'esposizione il più dettagliata possibile. Come applicazione di questi risultati, Cacioppoli delineò nello stesso lavoro 58 una trattazione del problema di Plateau, inteso nel senso della geometria differenziale classica. Tale trattazione rimase però incompleta e sarebbe indubbiamente interessante riprenderla al lume dei più recenti risultati sull'argomento. Del gruppo di lavori sulle funzioni di più variabili complesse, i primi due sono del 33. In uno di essi si perviene al risultato che domina la teoria delle famiglie normali nel senso di Montel. Una famiglia di funzioni olomorfe e meromorfe, fxy, è normale rispetto alla coppia xy di variabili complesse, se è normale separatamente rispetto alla x e alla y. Nell'altro, il 45, si prova estendendo il noto teorema di Hartog sulle funzioni olomorfe che una funzione fxy meromorfa separatamente rispetto alla x e alla y è meromorfa rispetto alla coppia xy. La dimostrazione è però ancora legata all'ipotesi restrittiva che i poli cadano su un insieme chiuso incontrato dai piani x uguale cost e y uguale costante in un numero finito, al più di punti con un numero finito, al più di eccezioni. Nel caso poi di una caratteristica singolare, essenziale, isolata, viene indicato l'analogo del teorema di Picard sulle funzioni di una variabile. Queste questioni sono riprese nella nota 51, nella quale con nuova dimostrazione si riesce a togliere ogni ipotesi restrittiva nel precedente teorema sull'analiticità rispetto alla coppia xy, delle funzioni analitiche separatamente rispetto a x e a y,
e si perviene inoltre all'estensione dal caso olomorfo a quello meromorfo di un lemma fondamentale sul prolungamento analitico delle funzioni di due variabili complesse x, y, che è preso poi come punto di partenza nella nota 54 per trovare delle condizioni sufficienti affinché una funzione fxy sia olomorfa in un campo C, ove si sappia soltanto che essa è olomorfa in C-I, con I insieme chiuso contenuto in C. Si trova così, fra l'altro, che le singolarità essenziali in un campo limitato non possono costituire che insiemi I di area nulla nel senso di Minkowski. Sull'insieme costituito da tutti i punti di singolarità di una funzione analitica uniforme di due variabili, x uguale x1 più x2, y uguale y con 1 più iy2, viene poi dimostrato nel lavoro 60 che esso è un continuo nello spazio a quattro dimensioni, x con 1, x con 2, y con 1, y con 2, ove l'infinito di questo si intenda costituito dai punti all'infinito del piano metrico proiettivo complesso xy. Risultato questo che completa in modo semplice e definitivo l'interessante osservazione di Hartog, che l'insieme di punti di singolarità di una fxy non può avere una porzione propria isolata tutto al finito. Chiudono l'edizione delle opere di Cacioppoli i lavori 75, 76, 78 e 79 sulle funzioni pseudoanalitiche. Ad ogni numero positivo, mu minore o uguale a 1, Cacioppoli fa corrispondere una classe di funzioni che chiama pseudoanalitiche di parametro mu e che per mu uguale a 1 si riducono alle ordinarie funzioni analitiche, mentre per una funzione analitica u più iv uguale fx più iy, il rapporto fra gli elementi lineari corrispondenti è in ogni punto dipendente soltanto da questo e non dalla direzione degli elementi stessi. Per una funzione pseudoanalitica di parametro mu, il rapporto fra gli elementi lineari corrispondenti può per ogni punto variare con la direzione, ma fra un minimo φ e un massimo φ maiuscolo, a stretti a verificare la limitazione φ maggiore o uguale di mu per φ maiuscolo. Peraltro, soltanto quasi ovunque si può parlare degli elementi lineari e quindi di φ e φ maiuscolo, in quanto che le u e v sono supposte soltanto assolutamente continue rispetto a ciascuna delle variabili x e y per quasi tutti i valori dell'altro. Si suppone inoltre che le derivate parziali delle u e v rispetto alle x e y siano di quadrato sommabile e che il determinante giacobiano sia sempre maggiore o uguale a zero. Il risultato estremamente interessante a cui perviene Cacioppoli in queste sue ricerche è che molti teoremi relativi alle funzioni analitiche, in particolare quelli di Picard, Schottky, Landau, Bloch, rimangono validi per le funzioni pseudoanalitiche, e cioè sono già conseguenze non soltanto di un sistema di equazioni, le equazioni di monogenia, bensì anche di un sistema di disequazioni, come quello in cui si traduce la definizione di pseudoanaliticità. Tutto ciò viene provato senza far mai ricorso a fatti noti nel caso delle funzioni analitiche, sicché i teoremi classici a queste relativi vengono riottenuti come casi particolarissimi di quelli corrispondenti per le funzioni pseudoanalitiche, e per mezzo di dimostrazioni nuove che ne mettono in luce l'intima natura di proprietà metrico-topologiche generali. E la generalità dei risultati è ancora accresciuta dal fatto che la U più IV, nel lavoro 79, viene supposta variabile su una superficie di Riemann con assegnata metrica, anziché sull'ordinario piano sfera. Questi i principali lavori del grande genio matematico napoletano Renato Cacioppoli. E con questa seconda parte abbiamo terminato. Grazie sempre per le vostre visualizzazioni. Grazie per seguire il canale. Al prossimo video.